Benvenuti amici, oggi riflettiamo su questa domanda. La domanda è: Andrea, ma perché io quando parlo in pubblico sono sempre agitato e il politico di turno in televisione, l'attore in televisione, il giornalista in televisione sembra così tranquillo? Ecco, questa è la domanda che mi fate più spesso, no? E mi dite, ma allora sono proprio io un fesso che non riesco a parlare? Guardali loro come sembrano bravi, come sono tranquilli. Alto un attimo. Prima di tutto ho usato proprio il verbo sembrare, perché è vero che un politico alla Camera magari ti può sembrare tranquillo, il Premier quando parla ti può sembrare tranquillo, ma tu sei proprio in lui? Sai davvero cosa sta sentendo? Sai davvero se è agitato o no dentro di lui, perché magari ti sembra tranquillo, ma dentro anche lui è agitato esattamente come lo sei tu, solo che lui lo dà meno a vedere, oppure ha imparato ad accettarsi. Primo. Secondo, datti tregua, ricordati che parlare agli altri è un qualcosa che tu fai pochissime volte, non è un qualcosa. Per esempio, lavarsi i denti che tu fai tutte le mattine e quindi ogni giorno da 50 anni tu hai la possibilità di poter migliorare nel lavarti i denti. Parlare agli altri, parlare in pubblico invece è un qualcosa che fai molto di rado, una volta l'anno, una volta ogni 2 anni, 10 volte l'anno, la fai pochissimo. Quindi ci può stare che tu non sia ferrato o preparato in quel ti puoi preparare, ma ci può stare che non ti venga benissimo. Ultimo consiglio che ti do è osservati. Guardati. Se impari a guardarti mentre parli agli altri, mentre fai un discorso in pubblico, ti accorgerai che le tue paure sono infinitamente piccole, perché parlare non è un qualcosa che agita. Sono le conseguenze di quello che tu pensi di aver detto che ti fa agitare. Quindi fai un bel respiro, goditi il momento, goditi il qui e ora e non pensare di essere sbagliato tu, perché nella tua stessa situazione ci sono personaggi famosi, ci sono tantissimi altri e spero con questo video di avertelo fatto capire che tutti siamo sulla stessa barca, me compreso. Anche io che insegno public speaking, anch'io mi agito quando devo parlare in pubblico in certi momenti o in certe situazioni. Quindi non sei solo. Studia, studia, studia la materia, fatti aiutare, ma soprattutto renditi conto che non sei sbagliato tu. È un problema che affligge tutto il mondo. Buon viaggio nel mondo della parola. Ciao!